Il povero Pino Daniele ci ha lasciato qualche settimana fa, non ricordo bene il giorno. Ah, aspetta, era i primi di gennaio, quindi qualche settimana fa, mi sembra proprio il 4 o il 5 gennaio, qualcosa del genere. Ci ha lasciato questa rocambolesca morte. E poi, alla luce delle ultime autopsie fatte al cuore proprio che si è fermato, no, prematuramente, di Pino Daniele, è stato scritto e detto che praticamente Pino Daniele si poteva salvare, cioè se fosse rimasto in Maremma e non avesse fatto quel viaggio disperato in macchina di notte a 300 all'ora per arrivare al grande ospedale, vabbè, lasciamo perdere, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, uno dei più grandi ospedali di Roma, a livello di struttura almeno, e appunto si poteva salvare, questo è quello che hanno detto i medici per ora. Poi c'è stata, per esempio, prima di andare al dunque del video, facciamo quindi questa premessa, qualche altra indiscrezione sulla morte di Pino Daniele. Hanno la moglie, l'ultima compagna, rigore il cuore. Dice: ridatemi il cuore di Pino Daniele, perché sembra che il cuore di Pino Daniele, una volta fatta l'autopsia, debba essere gettato proprio, una cosa del genere. Quindi, insomma, a un certo punto Pino Daniele, uno che forse è il più grande cantautore, per me il più grande cantautore italiano mai stato in Italia, ovviamente, se non era italiano, diciamo di origine napoletana, quindi il più grande cantautore italiano, nato a Napoli e vissuto anche a Roma, Napoli, Maremma e bla bla bla, insomma rischia che il suo cuore possa andare a finire, o cibo per gatti, scherzo, insomma possa andare a finire al macero. Allora l'ultima compagna ha detto: ridatemi il cuore, ed è giusto, a parte gli scherzi, non si scherza su queste cose. Però quello che voglio dire è Sanremo. Oggi è mercoledì 11 febbraio, ieri c'è stato Sanremo. Pino Daniele è vero che è morto un mese fa e non c'è stato neanche il tempo. Tra l'altro, prima di morire, qualche giorno, qualche ora prima, si era esibito davanti a Carlo Conti ad Aosta, in un freddo cane che gli ha fatto solo che male quel freddo. Vabbè, col senno di poi non si può certo andare a recriminare più di tanto. Fatto sta che appunto in un mese non poteva essere fatto un Sanremo ad hoc per Pino Daniele, però insomma ci aspettiamo il giusto riconoscimento a quello che è stato il re della musica pop, chiamiamola pop. Pino Daniele ha fatto musica di altissimo livello, fa anche blues, cioè si chiama una popolare, musica popolare, pop, canzoni in Italia. Quindi ci deve stare il giusto omaggio. Io da contribuente, e ho le prove che sono contribuente da vari anni, del canone RAI, quindi sono come se fossi un azionista RAI, lasciamo perdere la RAI, lasciamo perdere le cose che fanno, ovviamente non tutta la RAI, ma una parte della RAI. E appunto, in quanto contribuente RAI, esigo che ci sia il giusto riconoscimento per quello che ritengo, non solo io, ma anche grandi esperti di musica, più esperti di me e non solo, il più grande cantautore, uno dei più grandi cantautori italiani che ci siano mai stati. Nella prima serata Pino Daniele quasi non è, come se insomma non fosse proprio esistito, giusto Alessandro Siani, mi sembra. Alessandro Siani l'ho visto, poi io poi a un certo punto alle 11 e mezza sono andato a dormire, ero stanco, non ho seguito poi il resto del Sanremo, però mi sembra che nella prima serata solo Alessandro Siani abbia ricordato con un pensiero bello, profondo, poetico, si è seduto una panchina con dietro, mi sembra, lo sfondo di Napoli, così abbia ricordato quello che è stato Pino Daniele. Ovviamente Siani è napoletano, sicuramente è campano, non so se è proprio napoletano, comunque Siani, in quanto campano, diciamo che è napoletano, lo ha voluto ricordare in prima persona, ci ha tenuto. E quindi, insomma, ci aspettiamo il giusto riconoscimento a Pino Daniele, ce lo auguriamo, insomma. Ovviamente poi ci sono delle problematiche tecniche, perché Sanremo è quello che è il grande evento, quindi per preparare delle cose proprio fatte bene, spettacolari, ci occorre tempo e Pino Daniele, insomma, ci ha lasciato soltanto qualche settimana fa. Questo è quanto sulla situazione appunto su questa brutta storia di Pino Daniele, ma ovviamente non è brutta il fatto del cuore o il fatto insomma, è brutto il fatto che sia morto. E tra l'altro ci ha lasciato anche Mango, proprio,
in maniera forse anche più drammatica e peggiore qualche mese fa. Questo è tutto per il momento. Pino Daniele a Sanremo, esigiamo, si dice così, vogliamo il giusto riconoscimento a Pino. Ciao a tutti.